Angelo Angelotti, la Pulegno, ciao Angelo, ben ritrovato. Vedi, vedi, vedi. Quindi non so se cade la linea, sto in viaggio verso la capitale, cioè Napoli, e quindi mi Ah, perdonerete. ben ritrovato fra noi allora, dai, perfetto. Ben trovati, ben trovati. Alla grande. Allora, caro Angelo, abbiamo ampiamente parlato di Napoli-Benfica, buttiamo a capofitto su Atalanta-Napoli. Beh, insomma, credo l'abbiano detto tutti, il pericolo numero uno sembra più il campo che l'Atalanta. Paventato anche, diciamo, pericolo arbitro, visto che Ah, sono giusto, uscito giusto, dall'arbitro. giusto. Ma ci vogliamo attaccare all'arbitro? Che dici? No, anche io sono stato arbitro per 10 anni, Ah. e quindi ti posso dire no, non voglio attaccarmi all'arbitro. In realtà penso che Rizzoli abbia arbitrato in Champions questa settimana, non sbaglio, correggimi se Credo di sbaglio. sì, non vorrei sbagliarmi anch'io. Allora diciamo che la convocazione Sì, mi per pare la di sì, mi partita di pare il Napoli con la Celtic, non vorrei sbagliarmi. Quindi la convocazione per Napoli-Atalanta, per Atalanta-Napoli è giustificata proprio dal fatto che, essendo una partita, avendo più arbitrato in settimana, gli hanno dato una partita sulla carta facile, diciamo, no? Sulla carta Quindi, semplice, invece. perciò, diciamo, là è il motivo, non per chissà quale aspetto dietrologico o complottista. Anzi, no, più che altro uno non vuole fare il complottista, però da un lato Rizzoli, dall'altro invece c'è Empoli Juve, l'amico di merende Mazzoleni. No, non vogliamo pensare male, no? Tu dici? Rocchi, cioè Vedi, fra i due litiganti, il terzo gode. a questo punto vediamo pure dove sta piazzato Rocchi e ci facciamo un'idea. Certo. Guarda, ripeto, sono stato un ex arbitro e so che l'arbitro fa parte del gioco nel bene e nel male, È come certo. il pallone, come il campo e tutto il resto. Se il Napoli gioca come ha giocato mercoledì, pure Marotta in campo, non ce ne frega nessuno, siamo Quindi ligiati. meglio pensare ai 22 in campo, ecco, giochiamocela alla pari. Diciamo il Napoli la può perdere da solo sta partita, basta. Poi sì, vabbè, Bergamo in campo è sempre molto, molto difficile, però onestamente ho letto oggi l'intervista al mister del Benfica, che diceva che Napoli è proprio, non sembra una squadra italiana, Sta ecco, rivoluzionando il calcio italiano, mi pare abbia detto qualcosa del genere. Non mi esatto, sembra poca bello, cosa. diciamo pure avere un articolo, un bel pezzo dedicato sull'equipe, neanche, diciamo, gli highlights, Beh, certo. non mi ricordo, non vado a memoria, ma non mi ricordo che recentemente la Juve abbia avuto lo stesso spazio sull'equipe come l'ha avuto il Napoli, ecco, il Ecco, gioco che esprimeva. vediamo l'altra faccia della medaglia. Se in Italia c'è ampio spazio per i bianconeri, dall'altro lato invece c'è, diciamo dall'altra parte, non del mondo, ma diciamo comunque non in Italia, c'è invece tanto spazio per gli azzurri. Ma poi ho letto c'è un bellissimo pezzo del Sole 24 Ore che, proprio insomma, rimarcando il fascino per il suscitato dal gioco del Napoli, diceva: e se quest'anno la Champions fosse come la Premier dell'anno scorso, quindi uscisse la squadra, Diciamo non so, l'outsider. rivelazione tipo la squadra di Ranieri l'anno scorso, perché insomma, non è solo il Napoli che ha fatto una bella partita mercoledì, anche Certo. l'Atletico Madrid, sì, insomma, le cosiddette grandi sono state molto, molto in difficoltà, ecco. Questo è vero. Quindi c'è pure da dire che all'inizio siamo all'inizio e quindi poi i valori vengono Vengono a galla. sulla distanza, però insomma io la partita non l'ho vista proprio benissimo mercoledì, però per quanto ho visto, insomma, il Napoli ha dominato proprio. Poi certo ci sono quelle amnesie che per le quali il Napoli resta Sono quelle una da non squadra. ripetere a Bergamo, ecco. Vabbè, Possibilmente. ci sarà immagino un ampio turnover, immagino. Sì, credo di sì. Anche perché ho visto che Calleion è stato convocato per la Spagna, se non Sì, te sbaglio, lo sia Calleion confermo. che Reina. Sì, mi pare di sì. Quindi
Quindi immagino che Stati voglia far schiatare più di uno. Sì, è molto probabile. Beh, insomma, tu chi mettiti un attimo nei panni di Sarri, tu chi schiereresti in campo? Allora, io metterei Maximovic dietro per fargli fare un po' di minuti Diciamo con. che questa è una scelta quasi obbligata, visto che Albiol non recupererà a breve. Ecco, si Appunto, cerca di recuperarlo però, con ho letto, la no, però Roma. ho letto adesso che probabilmente recuperano sia Albiol, cioè c'è anche Kyrgios, se non sbaglio, che potrebbe recuperare. Sì, dopo Però, la sosta, sì. Sì. dopo, vabbè, da Maximovic sì. E poi insomma darei. Io insomma vorrei vedere questi nuovi, vorrei vedere Diawara che comunque ha già esperienza nel campionato nostro, e poi questo ragazzo Rob lo vorrei vedere. Chiaramente giocherà Insigne e Gabbiadini. Ah, dici Gabbiadini, non Milik. Io dico che gioca Gabbiadini, secondo me gioca Gabbiadini, anche perché conosce bene Bergamo e secondo me gioca Gabbiadini, Insigne e Calleion per forza. Oppure non lo so, sai, mi ci sto pensando adesso perché il cambio con Giaccherini pure. Effettivamente, per fortuna, ecco, diciamo, è un problema che ci possiamo porre da questo punto di vista. Quest'anno sì, poi. Io non sono contento della campagna acquisti del Napoli, lo abbiamo sempre visto, sono coerente con quello Certo. che dicevo Cioè, tu dici comunque sono anche. giovani di prospettiva, bravi, però effettivamente poi il top è un'altra cosa. Possibilmente sarebbe stato fantastico. Diciamo, ormai è questa la rosa, ce la prendiamo con tutti i pro e i contro. Poi non si può mai sapere, cioè Valentini che gioca a Rod diventa un campione. Ah beh, questo lo Anche scopriremo se in campo. Milik. Questo lo Anche se scopriremo. pure Milik, per carità, mo siamo santi campioni, però Milik pure c'ha dei momenti in cui si mangia delle occasioni È pazzesche, cioè vero, è proprio vero, è vero. alla Dzeko, insomma, c'ha dei momenti di Dzeko proprio. Per fortuna sul dischetto non l'ho avuto, ecco, mettiamola Vabbè, così. ma ha tirato un bel rigore. Io dico che a Napoli un rigore così. Beh, quelli sono rigori Diciamo che vecchi, torniamo ai rigori tempi così. di Maurizio Domizzi, non so se ti ricordi, credo. Esatto, il rigore che vanno tirati, che forse qualcuno avrebbe dovuto tirare contro la Lazio la sera di qua di una di due Qualcuno? stagioni fa, ecco, Beh. da questo punto di vista io direi siamo messi bene. Beh, dai, decisamente sì, beh, sperando che poi in Italia magari qualche rigore ce lo possano dare. Poi mi fai essere polemico. Se non ce lo danno ci mettiamo una bella maglia giallo-rossa e vediamo. Poi là viene il bello. Beh, speriamo che, ecco, insomma, posso tornare questa bella abitudine di ridare i rigori quando ce ne sono, soprattutto. Quando c'è Possibilmente. rigore quando c'è va dato e Esattamente, non o come quando. diceva qualcuno di più importante, rigore quando arbitro fischia. Quando Possibilmente devi arbitro fischiare, però. fischia, esatto. È là che viene il bello. Speriamo che ci sia anche qualcosa di molto bello a Bergamo, almeno per quanto ci riguarda. Angelo, Assolutamente sì. ti ringrazio. Buon fine settimana. Anche a te, grazie e alla prossima. Alla prossima, ciao, ciao.